E oggi siamo ad Acque Dolci, siamo all'interno dell'azienda agricola Macri per parlare dell'olio d'oliva, per parlare dell'olio d'oliva dei Nebrodi, ma vi mostreremo non solo le fasi della raccolta, non solo parleremo delle olive di questo territorio, ma vi mostreremo delle immagini davvero eccezionali, perché metteremo in funzione tra poco un antico frantoio in pietra. Siamo in compagnia di Gino Macri. Intanto grazie per averci ospitato e grazie per darci la possibilità di parlare dell'olio d'oliva di questo territorio. Questa è un'azienda che sta per crescere, sta per valorizzare il territorio attraverso due giovani imprenditori. Sì, intanto ciao Daniele, è un piacere averti qui con noi. Allora sì, questa, la nostra è un'azienda agricola, diciamo, in fase embrionale. Ecco, io e mio fratello abbiamo deciso di ereditare un attimino l'azienda agricola di famiglia. Lui si insedierà quale conduttore di impresa agricola e cerchiamo un attimino di conciliare l'antica tradizione dell'azienda agricola familiare con le nuove necessità del mercato. Oggi daremo una piccola dimostrazione di quella che è la raccolta delle olive e poi ci sposteremo sotto un attimino perché abbiamo una piccola sorpresa per riguardante un frantoio della seconda metà dell'Ottocento. Che vedremo in azione dopo oltre 60 anni forse. Dopo più di 60 anni esattamente, daremo dimostrazione di quella che era la fase della molitura e gramolatura delle olive e di formazione della pasta d'oliva. Intanto parliamo delle olive di questo territorio, che tipo di olive troviamo all'interno di questa azienda? Allora, all'interno di questa azienda abbiamo due tipologie di olive. Innanzitutto abbiamo circa un centinaio di piante, ecco. Gran parte, il 60-70% riguardano l'oliva classica nostrana, la Sant'Agatese, ok? Per quanto poi abbiamo una piccola percentuale di alberi che sono un'oliva particolare, particolarmente pregiata, che è l'oliva Giarraffa. Questa è un'oliva che ha una resa minore rispetto all'altra, ma fa un olio con una eccelsa qualità, un olio molto fruttato, ecco, molto richiesto anche sul mercato. Per adesso voi avete portato avanti la raccolta per il proprio fabbisogno personale, familiare, ma c'è l'obiettivo di portare nel mercato anche l'olio d'oliva di questo territorio? Esattamente, al momento la nostra è una raccolta propria, ecco, per il nostro fabbisogno personale, come dicevi scorrettamente tu, però l'obiettivo è quello di realizzare una struttura anche all'interno dell'azienda agricola stessa dove poter trasformare, manipolare e alla fine commercializzare i nostri prodotti, compreso le olive e l'olio del nostro territorio. Qui naturalmente avete un progetto anche più grande perché volete valorizzare il territorio a 360 gradi con tutti i prodotti a chilometro zero. Esatto, come accennavo prima, noi vorremmo conservare quella che è la tradizione familiare di un'attività agricola di primo livello, per cui zootecnia, allevamento suini, ovi caprini, equini, eccetera. Valorizzarla utilizzando ad esempio attività connesse come quella della commercializzazione, un punto vendita a chilometro zero delle attività, dei prodotti derivanti dalla nostra azienda agricola, quindi sia della nostra azienda agricola, una struttura ricettiva eventualmente per avere un indotto turistico sfruttando anche la grotta di San Teodoro, sfruttando la posizione che comunque Acque Dolci è un territorio di passaggio, siamo vicinissimi al centro abitato, ecco, e soprattutto il nostro obiettivo è quella di un'agricoltura rivolta al sociale, cioè sensibilizzare la società, quelli che sono i valori e le risorse del nostro territorio. Citavi poco fa la grotta di San Teodoro, un luogo importante, importante non solo per i Nebri ma importante anche a livello nazionale e anche oltre. E la grotta di San Teodoro è proprio qui a due passi, confina con il vostro territorio. Allora, in realtà più che confina, la grotta di San Teodoro era di proprietà di mio nonno. Ecco, in realtà la grotta di San Teodoro e tutta la fascia adesso di proprietà, la sovrintendenza, era di proprietà di mio nonno. Poi una volta scoperti i reperti archeologici è stata ovviamente espropriata ed è stato realizzato il sito archeologico. Per cui noi diciamo abbiamo questo nesso che ci collega indissolubile con la grotta di San Teodoro, che è un sito archeologico che potrebbe essere valorizzato al meglio e speriamo di poter crescere insieme, nel senso che speriamo che anche la nostra attività ci possa essere una crescita reciproca, che la nostra attività possa portare dei benefici alla grotta di San Teodoro, così come la grotta di San Teodoro possa portare un indotto turistico nei confronti della nostra azienda, dell'azienda agricola che sta per nascere. Quindi per il visitatore c'è l'opportunità di venire qui ad Acque Dolci, di visitare la grotta, di vedere da vicino i reperti e poi di spostarsi qui per concludere una giornata sempre alla scoperta delle proprie tradizioni, della propria storia e poi naturalmente dei prodotti del territorio, potendoli anche gustare. Esattamente, noi vorremmo puntare alla soddisfazione totale del turista, il quale
può soddisfare la propria voglia di conoscenza visitando la grotta di San Teodoro e poi spostarsi qui utilizzando il maneggio che per ora diciamo, è l'uso privato semplicemente per il nostro piacere, ma potrebbe incrementare per la realizzazione di un maneggio rivolto a terzi, contestualmente esercitare l'attività di vendita dei propri prodotti appunto a chilometro zero come accennavo prima, una sala ricettiva, una sala degustazione e diciamo ecco per soddisfare al meglio l'esigenza del turista che viene a visitare Acque Dolci e il suo patrimonio. Quando sarà realtà questa azienda agricola? Allora, speriamo già nel 2018 possa essere una realtà concreta ed affermarsi e crescere poco a poco. Noi siamo in queste fasi, diciamo, ci stiamo organizzando sia dal punto di vista amministrativo burocratico che dal punto di vista logistico e concreto. Speriamo seconda metà del 2018 di essere già attivi. Intanto è il periodo di raccolta delle olive, ecco, entriamo nell'argomento perché tra poco avremo la possibilità di vedere come si raccolgono le olive e poi eccezionalmente il frantoio in azione, un frantoio in pietra che ritorna a muoversi dopo oltre 60 anni. Possiamo dire quale attenzione dobbiamo prestare nella raccolta delle olive? Allora, quella che noi effettuiamo è una raccolta tradizionale. Allora, tradizionale in che senso? Allora, ovviamente dobbiamo essere negli anni di carica, quelli che possiamo definire anni di carica, utilizziamo anche strumenti meccanici per la raccolta delle olive, ok? Però in annate come questa cerchiamo di seguire il più possibile la tradizione, perché utilizzando i famosi virganti, quelli che si usano, che si utilizzano per scuotere diciamo i rami delle olive e farli cadere all'interno delle tende, poi c'è una fase di pulitura. Questa è una tecnica che non va a nuocere né alla pianta né al frutto. Il frutto non viene per nulla maltrattato, a differenza di come succede utilizzando impianti meccanici per la raccolta, e in questo caso conserva e vengono preservate le proprietà organolettiche del frutto e quindi dell'olio al meglio. Bene, restate con noi, iniziamo subito a vedere come vengono raccolte le olive, poi la fase della pulitura e poi in chiusura le immagini spettacolari della molitura delle olive qui all'interno dell'azienda della famiglia Magrì. Gino, abbiamo visto la fase della raccolta, una fase molto delicata. Allora sì, come dicevo prima utilizziamo una fase tradizionale, ecco. Allora c'è una fase propedeutica che è quella della stesura delle tende per la raccolta delle olive e poi utilizzando quelli che in dialetto vengono chiamati virganti si passa allo scuotimento dei rami in modo tale che le olive possano cadere e venire raccolte nella tenda. Come dicevo prima questa fase è importante perché non va a maltrattare né la pianta né il frutto, ovvero noi come possiamo vedere le olive si mantengono in uno stato perfetto, ecco, restano perfettamente intatte, non vengono maltrattate e questo va a godimento della qualità dell'olio perché mantengono le loro proprietà organolettiche, sia il frutto che l'olio che ne deriva. Ma bisogna avere delle particolari competenze e abilità perché bisogna intanto non consumare energie inutili e poi non bisogna così danneggiare anche l'albero. Esattamente, quella che può sembrare una fase semplice è frutto dell'esperienza, cioè noi abbiamo una conduzione interamente familiare, ecco, ci avvaliamo dell'esperienza tramandata a noi da mio padre e dai miei nonni, ecco, in questo senso. Ci vuole una certa esperienza sia nella stesura delle tende per evitare sovrapposizioni e soprattutto nello scuotimento dei rami
per evitare sia di maltrattare la pianta e soprattutto il frutto. Una volta che l'albero è completo, ecco, si procede alla raccolta delle tende, avvalendoci anche dell'utilizzo del trattore, li trasportiamo qui dove avviene la fase di pulitura. Pulitura serve per togliere le foglie che... Andare con una pulitura preliminare a quella che poi viene in realtà fatta al frantoio per eliminare i rami, perché ovviamente scuotendo i rami non vanno a cadere soltanto le olive, bensì anche le foglie, piccoli rametti, ecco, materiale esterno a quello che è il frutto. Quindi successivamente alla fase di pulitura le olive vengono sistemate nelle cassette di plastica e vengono trasportate al frantoio. Ci tengo a segnalare l'utilizzo delle cassette così come previsto dalla normativa riguardo l'igiene e la sicurezza, perché dice, come sappiamo da un paio d'anni, ecco, non è più possibile utilizzare i sacchi come si faceva una volta, bensì è obbligatorio utilizzare le cassette di plastica, ma non soltanto, diciamo, ma anche perché il frutto viene meglio protetto e si mantiene meglio. Ecco, noi, a che io ricordo, abbiamo sempre utilizzato questo tipo di trasporto. Quindi una volta che le olive vengono pulite, vengono trasportate al frantoio per la molitura. Tra poco vedremo una molitura speciale, come abbiamo già anticipato, ma parliamo delle olive, perché abbiamo detto che all'interno di questa azienda troviamo due specie di olive. Esattamente, noi abbiamo l'oliva santagatese, che è quella classica delle nostre zone, che è questa qui che vediamo, ok? Questa è l'oliva santagatese, esatto, che ha un ottimo... Come la si riconosce? Si riconosce perché è molto, diciamo, non grossissima, ecco, come tipologia di oliva, sferica, e soprattutto ha un'ottima resa per quanto riguarda l'olio. Ecco, viceversa abbiamo anche delle piante, sono un'oliva denominata giaraffa. Allora, come possiamo, ecco, si distingue dalla santagatese sia per dimensioni, soprattutto per la presenza di queste lentiggini che avvolgono il frutto, e questa è un'oliva pregiata, perché, diciamo, non ha un'ottima resa come la santagatese, però ne fuoriesce un olio fruttato con un aroma particolare, ecco, molto pregiato e molto richiesto anche sul mercato. Voi utilizzate per la molitura entrambe le olive e vengono unite? Sì, utilizziamo, ecco, perché diciamo che dall'unione delle due tipologie di olive abbiamo avuto un ottimo riscontro sulla qualità dell'olio, per cui, ecco, andiamo a mescolare le olive durante la molitura e ne fuoriesce un'ottima qualità di olio. Bene, non resta altro che vedere la molazza in azione. Il cavallo è pronto? Sì, prontissimo. Ecco, abbiamo visto che abbiamo una sella particolare. La bardella. Quanto tempo è servito per preparare il cavallo? Pochino, un quarto d'ora così, 15 minuti. Siamo pronti quindi per iniziare? Sì, prontissimo. Bene, restate con noi, faremo un salto nel passato, vedremo la molazza, questa grande ruota in pietra, girare, quindi come avveniva nel passato, una tradizione che si è ripetuta per secoli. Oggi, grazie alla famiglia Magri, vedremo nuovamente in azione questo antico frantoio.